Quarato ha ripreso il monitoraggio pubblico delle falde in scala più ampia. Allora, a Quarata abbiamo istituito un tavolo congiunto con provincia, comune, ARPAT e ASL in maniera da tutelare il territorio del Comune d'Arezzo. Questo tavolo è un tavolo aperto, ampio e di ampio spettro su tutto il territorio comunale, ma questa nuova metodologia di lavoro condivisa viene applicata per la prima volta a Quarata. Quindi, visto anche l'indagine, visto gli esiti dell'indagine della Procura che attualmente si è fermata, non avendo trovato i responsabili del reato, ma comunque sia avendo trovato all'interno dei siti scavati dei rifiuti, anche se classificati come non pericolosi, il Comune d'Arezzo deve cercare, insieme appunto a tutti gli altri componenti del tavolo, di tutelare il proprio territorio. E tutela il proprio territorio a partire da attività di controllo, di prevenzione e di monitoraggio. Sono vari anni che la ARPAT non rieffettua campagne mirate all'interno del territorio delle cave di Quarata e ora con l'attivazione di 20 nuovi pozzi, 20 nuovi piezometri, quindi per un totale mi sembra di 50 punti monitorati, noi avremo un quadro chiarissimo dell'attività di falda del territorio di Quarata, perché soltanto dando una risposta chiara alla cittadinanza e al cittadino potremo tutelarlo da un punto di vista sanitario e ambientale, e la risposta chiara dovrà avvenire anche tramite la trasparenza verso il cittadino di Quarata. Infatti il 23 di ottobre riaprirà il tavolo congiunto e condiviso delle cave, dove tutti i cittadini sono invitati alle ore 18 a partecipare insieme ai componenti del tavolo tecnico per diventare essi stessi partecipi di attività di monitoraggio e di controllo del proprio territorio. Quindi soltanto tramite un lavoro congiunto, condiviso e cooperato potremo riuscire a rendere il territorio sicuro. Cioè, paradossalmente è stata aperta in questo periodo un'attività non conforme all'interno del territorio di Quarata, nel momento in cui il territorio di Quarata è stato proprio sottoposto a un controllo maggiore da parte delle amministrazioni, è stata aperta un'attività non conforme, quindi si è stata fatta estrazione di materiale non autorizzato e quindi questi sono stati fermati, bloccati e diciamo messi sotto sequestro i terreni. Il Comune di Arezzo deve cercare, ripeto, di tutelare il cittadino, allo stesso tempo di tutelare la realtà produttiva, ma l'economia può essere fatta in maniera non impantata sul territorio e oggi ripartiamo dopo mesi di lavoro di questo tavolo condiviso con una nuova prospettiva e una nuova opportunità per la salubrità dell'aria del nostro territorio comunale. Dati che provengono da questo tavolo tecnico e che poi verranno resi pubblici periodicamente, quindi i cittadini verranno informati, ed è stato creato anche un volume con uno storico di quello che è stato fatto nei terreni di Quarata dagli anni 60-70 ad oggi. Esatto, non è, per lavorare bene tutte le istituzioni devono collaborare su banche dati condivise. Non era mai stato messo a catalogo tutto lo storico delle aree di estrazione nel tempo, quindi dagli anni 60 ad oggi. Ora invece l'antropizzazione del territorio è stata resa pubblica e tutti possono essere messi a conoscenza di come il nostro territorio è stato sfruttato nel tempo, in maniera tale da capire sia tramite foto aeree, quindi e tramite le varie particelle con quantità di materiale estratto e tipologia di ripristino da effettuare, essere consapevoli se quel tipo di attività è stata condotta nella maniera corretta o meno. Quindi è stato proprio fatto il bianco dello storico del territorio delle cave, su quello ci possiamo lavorare in maniera condivisa, quindi tutti gli organi competenti oggi hanno una uniformità di dati sui quali lavorare. Siamo partiti anche se in ritardo, ma in maniera congiunta, condivisa e corretta. Io credo che nel breve periodo il nostro territorio sarà maggiormente controllato e più sicuro da un punto di vista ambientale. Diceva l'ARPAT che le analisi precedenti rilevavano inquinanti nelle falde in maniera altalenante e comunque non in percentuali alte. Adesso le analisi sono più approfondite?
Allora, la falda di Quarata è stata monitorizzata nel tempo. Ci sono stati dei superamenti, mi riferisco anche allo stesso boro, negli anni passati che non si sono più verificati. Quindi nel momento in cui si dovesse riverificare questo sforamento di soglie di rischio, sono già pronti interventi di caratterizzazione di bonifica per quei territori. Purtroppo non si sono ripresentate con continuità presenza di inquinanti nella falda. Dico purtroppo perché se la presenza dell'inquinante si verifica con continuità, non possiamo intervenire nella sua rimozione e nel ripristino dell'area. Per fortuna dico che non si è ripresentata, quindi comunque sia la falda, che è una falda molto ricca e molto carica, risulta essere, pur essendo falda vulnerabile, abbastanza sicura, ma questo abbastanza deve essere eliminato, e lo si elimina controllandola in maniera accurata e approfondita, quindi sapendo con certezza quello che il nostro territorio ci offre da un punto di vista ambientale, quindi dati certi, dati sicuri, dati aggiornati.